capire, io però vorrei capire da Gibba. Prego. A te ti dà tanto fastidio essere il favorito? Cioè, non lo so, tutti ti dicono che sei bravo, sei forte, bellissimo, la squadra più forte della galassia. Io se mi dicono una cosa del genere sono contento. Ma no, a te dà quasi fastidio. A me non dà fastidio essere favorito. Marcello, vivono male a prescindere. A me non dà essere favorito. Mi fanno i complimenti e lui non gli dà fastidio. Ma scusa, Gibbone, ti lascio rispondere, però per dire, quando io dico a Marcello che la Juve è una squadra forte che può puntare allo scudetto, infatti è prima in classifica in questo momento, non mi pare che tu la prenda con grande entusiasmo, anzi mi dai contro e mi dici che è una squadra mediocre. La Juve non è forte, ma io te l'ho sempre spiegato, te l'ho prima in classifica. Per me non è forte la Juventus. Ma è prima. Se l'Inter si incarta, la Juve vince lo scudetto. Ah, vabbè, allora è forte. La favorita è l'Inter perché è più forte. Anche se la Red Bull smette di va in retromarcia, la Ferrari vince il mondiale. Cosa vuol dire? Non è quello il concetto. Il concetto è che tu puoi anche dire che l'Inter è più forte, ma non puoi fare 6, 7, 8 mesi di piagnisteo dicendo che tu non sei lì per lottare per il titolo. Ma noi non abbiamo mai fatto, lo è il Napoli, lo è il Milan, lo è la Juventus, tutte le squadre che lottano per il titolo le conosciamo. Se l'Inter si incarta, la Juve può vincere lo scudetto, ma l'Inter si deve incartare, perché oggettivamente, se noi paragoniamo le due rose, c'è la rosa dell'Inter è più forte, l'arbitro. Ma proprio alla grande, a occhio nudo, cioè, non c'è bisogno neanche di disquisire troppo dividendo per reparti. Sì, ma non sottovalutiamo il fatto che la Juve, ripeto, gioca solo il campionato, quindi ci sta quello che dice Marcello, che la rosa dell'Inter è più forte o più completa di quella della Juve. Sono d'accordo, è evidente, è vero. Però l'Inter deve giocare anche la Champions durante la settimana e la Juve no. Senza giocare il campionato, tu vedi... Scusa, Giovanna, se approfitti. Anche se non giocando il campionato, tu vedi la difficoltà che fa la Juve a vincere le partite. Poi le vince, magari. Però fa difficoltà anche ieri sera col Calcari. Però un segnale anche quello, cioè, Marcello. Non ha fatto la Coppa. Però Marcello, un segnale anche quello. Quando tu vinci partite con grande difficoltà e fai un filotto con grande difficoltà, dove porti a casa punti che magari in altri momenti storici non avresti portati a casa, è un segnale anche quello nel calcio. Ma poi non prendi un segnale, hai ragione, però non ti può andare sempre bene. Ieri non è che ci sia andata bene, perché secondo me la vittoria della Juve è meritatissima. Ieri, come era meritata con il Verona, come è stata meritata con il Milan. Però sviluppando quel tipo di gioco è chiaro che poi dobbiamo dire non ci sentiamo favoriti, perché come ha detto ma non Marcello, è solo però, il ragazzi... tipo di gioco Morina, cavolo, ma cavolo, cioè, ma non è solo il tipo di gioco, cioè Allegri lo conosciamo tutti e fa quel gioco lì e va bene, ok, certo. Ma il problema è che gli interpreti non sono l'Inter, se la vedi giocare gioca meglio perché? Sì, perché interpreti migliori, hanno più tecnica, più qualità, tu renditi conto con chi va in campo, chiaramente c'è un divario, tecnico alla base, prima del gioco te lo fa. Se tu hai dei giocatori tecnici molto forti, giusto, quando aveva Allegri la prima Juve era molto più forte, quindi potevano anche giocare all'Allegri, Marcello, poi diciamo perché c'era molta tecnica e qualità, mentre invece qui di tecnica e qualità ce n'è poco. Dava in porta questo pallone. Turati, grande tifoso nerazzurro, lo sapevate? No, ultra nerazzurro, Turati, sì, seguiva l'Inter, andava con gli ultra, seguiva lì, un grandissimo tifoso nerazzurro, Turati. Dovete saperlo questo, Turati era ultra nerazzurro, l'hanno pure fotografato. Ah, veramente, con la sciarpa e la bandiera e la trombetta. Quest'estate andava nudo due anni fa, mi sa, nudo a vedere una partita d'estate in mezzo agli ultra. Ma cosa vuoi dire con questo? Beh, ma il tifo, ovviamente, poi quando indossi la casacca di un'altra, però nasce come certo. Barella, limite l'area di Barella oggi. Ma tutto di esterno oramai. Sì, no. Barella è in un periodo di blocco psicologico, secondo me non gli riesce niente di quello che è capace di fare. Si innervosisce e quando, per esempio, in questa palla qua, è vero, è andata ad esterno, mi è andato proprio insicuro. Potevi calciare, vuoi provare una roba che non... Gibba, qua è proprio blocco. No, ma io lo dico da mesi, Barella purtroppo, perché poi per l'apporto che dovrebbe dare alla squadra...
e che potrebbe dare alla squadra. Però, ma fa Lautaro, Lautaro l'intera rigore, salta l'uomo, Lautaro sulla sinistra, c'è la chiusura ottima di Brescianini, corner per l'Inter, si arrabbia però il difensore del Frosinone perché voleva un fallo di Lautaro, l'arbitro invece fa proseguire, altro corner per l'Inter, credo sia il quinto, adesso vediamo la grafica se mi aiuta, tutto pronto per settimo corner, tutto pronto per il corner di Ciala, sempre dalla sinistra, con il destro arriva il cross, il quarto è sempre superati. Ma scusate ragazzi, ma fa bene comunque Inzaghi a insistere su di lui, quindi, giusto? Ma in qualche modo lo devi recuperare, aspettare un qualcosa che lo sblocchi, chiaro è che se avanti così comunque hai Frattesi in panchina, hai giocatori che poi possono prendere il suo posto, però non è che puoi perdere Barella. Ah no, anche perché credo che sia il giocatore insomma più importante, ce ne sono, perché c'è Çalhanoğlu, Mkhitaryan, però un giocatore con una classe cristallina che in qualsiasi momento ti può risolvere, ti può fare il nome. Io lo so, mamma mia, che gol di Marco! Mamma mia, Federico Di Marco, 1-0 per l'Inter, segna da dietro al centro, dal centrocampo, appena superata la mediana sulla sinistra. Non so se voleva crossare, se l'ha presa male, ma comunque la palla fa un giro lunghissimo, scavalca Turati e va in porta, 1-0, Federico Di Marco! Non lo so se l'ha fatto apposta. L'ha tirato. Quando ha toccato, ha calciato la palla Di Marco, si è detto solo Tramontana che diceva, mamma Di Marco! Mamma che roba di Marco! Secondo me l'ha curato un po'. Bello. L'ha curato un po', visto che era spesso rivediamo questo. Stavo dicendo, l'Inter non tira in porta. Ha segnato da metà campo. Vediamo. Però l'ha voluta. Dici che l'ha tirata? Sì, ragazzi. Sì, che giochi a pallone. Guarda quelli in mezzo. Se ha voluto fare questa, ha fatto la... No, guardava di là, dai. No, ha tirato. L'ha visto fuori dalla porta. Ragazzi, allora ha fatto una cosa da genio del calcio. Questo è un gol, ma non so neanche descriverlo, è una roba assurda, perché non è che segna da centrocampo in posizione centrale, vede il portiere fuori e da solo alza la testa e lo scavalca. No, qua è in corsa sulla fascia di sinistra con l'uomo che lo rincorre, guarda, tira, scavalca il portiere. Una roba pazzesca. Attenzione, scusa Giba. Turam in area di rigore. Turam, c'è Mkhitaryan, può dare la palla in mezzo. Oh, corto il pallone di Turam e l'azione si perde. 1-0 per l'Inter, un gol mai hai visto, visto l'ultra ma devo dell'Inter, recuperare la pubblicità ragazzi, no, eravamo rientrati, no, devo recuperarla, l'hai già visto, Recobat aveva fatto un gol, ma Recobat era fermo, Recobat ha tirato a Empoli, ha tirato da fermo, lui è in corsa con la palla che gli si ma ha rallentato, l'ha guardato e ha tirato, ma però prima siete tutti d'accordo che l'ha voluto, sì, il portiere poi ha calciato, sì, no è vero tutti d'accordo che l'ha tirato, che l'ha voluta visto che Turati era un po' uscito e quindi ha colto l'attimo. Ben ritrovati, siamo già, ve l'avevo detto, una manciata di secondi, potevamo contare 1, 2, 3, 4, 5, Filippo, questo finale pazzesco. Due minuti di recupero, poco fa l'Inter ha avuto l'occasione per segnare il secondo, però il pallone di Turam dal limite dell'area per l'inserimento di Lautaro sulla di Mkhitaryan, forse sulla sinistra, è stato un pochino corto e quindi il Frosinone è riuscito a sbrogliare la situazione. Ora va ancora in anticipo Darmian, poi... c'è Çalhanoğlu che non riesce a tenere il pallone, allora riparte il Frosinone sulla tre quarti di sinistra, va a provare ad andare a chiudere Di Marco, uno contro uno, ancora il pallone per Sulé che punta Di Marco, c'è il raddoppio di Mkhitaryan, poi di Bastoni, poi Mkhitaryan va a chiudere, un numero molto rischioso ma efficace, poi Di Marco sbaglia, Acerbi va in chiusura, questo va di tacco ragazzi, mamma mia che rischio qua, Di Marco stava regalando il gol dell'1-1 al Frosinone, lì spazi il pallone. E invece un retropassaggino all'avversario che poi può andare in porta. Acerbi fa una cosa da grandissimo difensore in chiusura, in scivolata, col tempismo perfetto. E evita un pericolo enorme. Però qua troppa sufficienza, non va fa bene. Fa l'equivalente di un gol. Ma è come in questa partita, sono curiosa degli appendici. Questo è un salvataggio. Sono facili, dai. Miracoloso. Attenzione, ora il Frosinone sulla sinistra. C'è il tocco di Dumfries, fallo laterale per il Frosinone che rimane davanti con Oyono, siamo al 46 minuti e 21 secondi, 2 minuti di recupero, quindi 38 secondi al termine, Reiner arriva fino in fondo, la scivolata di Darmian ancora una volta fantastico, c'è corner per il Frosinone, vediamo un po', intanto qua, Di Marco, pum. L'ha guardato e è una roba pazzesca il gol di Di Marco, io ti giuro, una roba assurda, ma dove l'ha messa?
vero. Un gol clamoroso. Sì, ma qui l'ultras dell'Inter dove è andato? No, dai, ma non vabbè, è era talmente sua. Lontano. Attenzione al corner sulle cross in mezzo. Colpo di testa di Reiner, rimessa dal fondo per l'Inter. Credo che qua finirà il primo tempo. Aspettiamo solo il fischio dell'arbitro Dionisi. 47 minuti che scadono adesso. C'è rimessa dal fondo, se ne incarica Sommer. L'arbitro non ha ancora fischiato, però alla fine del primo tempo. Laureato con 110 lodi in economico. Forse l'hai già detto. Aspetta rinvio e fischia, cosa hai aspettato a fare? In quale università però? Mi informo adesso. Sommer prende la rincorsa, ma è finito in questo momento il primo tempo. 1-0 per l'Inter, gol. No, non è finito. Aspetta, veramente aspetta il rinvio. È finito, ha aspettato il rinvio. Sì, io questa cosa degli arbitri, questa cosa degli arbitri che aspettano il rinvio. No, non è degli arbitri, c'è una disposizione che ha dato il loro capo. Ma era già finito. Ma hai ragione, però non può. Possono più fischiare su un calcio di rinvio. Il portiere, un difensore, un giocatore. Cioè la palla deve essere in movimento. La palla deve essere in movimento. E Dionisi, che è laureato con 110, cazzo, lo sa. Sprecano il tempo per fare delle regole assurde. Delle non regole. Per fare delle tu, 47, due minuti di recupero, la palla è fuori, fischi. Tanto, no. Comunque la rimetti in gioco, se devi solo toccarla. Ma e devi eri, mica preoccupato se, eri mica preoccupato se giocavi ancora 30 secondi. No, ma è una roba stupida. C'è una roba stupida. Allora, sapete... Potevi fare un altro gol. Abbiamo le dichiarazioni di Marotta del prepartita, infuocate. Marotta si toglie più di un sassolino. Prima però vado da Tramontana, poi voglio sentire Gibba, Chirico e naturalmente Morina Conti. Up and down, sono curiosissima. E analisi della partita, ovviamente. No, ma guarda, i miei up sarebbero stati Darmian, Acerbi e Lautaro. I miei up sarebbero stati questi. Tolgo Lautaro semplicemente perché il gol di Di Marco vale da solo il prezzo del biglietto e soprattutto per ora vale l'1-0 ed è una roba 100% assurda. D'accordo. Però il voto di Di Marco fino a quel momento lì era 5,5, cioè 5 più. Quindi andiamo coi voti. Acerbi 7, Darmian 7 e Di Marco 7,5 perché un gol del genere è una cosa fantascientifica. Per quanto riguarda chi scende... Aspetta, devo farlo per la grafica. Ah sì, dobbiamo forse aspettare. Allora, Darmian 7, Acerbi 7, Di Marco 7,5. Ci siamo? Ok. Per quanto riguarda chi scende, Dumfries, si è visto molto poco, 5,5. Barella. E ti direi Barella 5,5 e Bastoni 5,5. Quindi... Non Barella, Bastoni, Dumfries. Mkhitaryan e Çalhanoğlu hanno una sufficienza o comunque un po' meglio. Un pochino meglio. Un po' meglio, sei meno, ma perché comunque anche Çalha all'inizio ha distribuito bene il gioco, a centrocampo insomma Barella un pochino meno, ma semplicemente perché io non l'ho visto male Barella, no. Cioè non mi sembra male fisicamente, è sempre nel vivo del gioco, sbaglia le scelte, in poca fiducia, cioè un giocatore così dovrebbe farti la differenza, non riesce a uscire da questo momento di impasse. È vero, si quindi io Barella non gli darei 5,5 se fosse un giocatore normale, ma siccome non è un giocatore normale, questa prestazione di Barella come le ultime non mi basta. Certo. Semplicemente questo. Sei d'accordo Gibbo? Poi vado da Chirico. 100%, assolutamente. Sì, Ero indeciso tra Dumfries e Çalha, ma alla fine devo dire che Dumfries insieme a Barella e Bastoni sono quelli che insomma potrebbero fare molto di più. Quindi insomma non cambieresti una virgola? No, anche degli app, assolutamente. Andiamo da Chirico, Marcello mio, poi le dichiarazioni di Marotta. Dei voti loro mi interessa. E allora ti faccio commentare le dichiarazioni di Marotta, meglio perché ti riguardano. E allora partiamo proprio a gamba tesa perché fino adesso Marotta aveva continuato a dire sì, forse il vantaggio di non avere la Coppa li può aiutare, però noi siamo partiti per vincere la seconda stella, non mi rimangio questo obiettivo dichiarato. E oggi, a furia di sentire, loro sono anni che devono vincerlo, è ora che lo vincano perché sono anni che lo devono vincere, sono gli strafavoriti, devono vincere con 20 punti di vantaggio su tutti. Da tutte le parti, Marotta che cosa ha detto? Ha detto: l'argomento è sempre lo stesso, la lotta scudetto è la squadra favorita, ma adesso basta e dico che per la lotta scudetto secondo me la Juventus è favorita, può programmare una partita a settimana a differenza nostra che ne abbiamo due, questo è un vantaggio psicofisico, non è un alibi, è una motivazione in più, ribadisco, la Juve è favorita. Voce, pensieri e parole di Giuseppe Marotta.
Juve-Inter c'è una partita infrasettimanale, si parte tutti per le nazionali, quindi siamo tutti alla pari, in fin dei conti tutti perderemo dei giocatori e vediamo cosa succede, cioè, ma non adesso, ho capito. Io francamente vivo di domenica in domenica, non essendo noi favoriti vivo di domenica in domenica. Ah, quindi ribadisci non essere sì, favoriti, ma cioè lui che non è un getta vantaggio. Adesso c'è Juve-Inter, butta un po' di pressione sulla Juve, ma è normale, normale che lo facciano, lo fa anche un po' in maniera scaramantica, lo fa anche perché effettivamente vuole che cioè, la pressione sia tutta sulla Juve, anche se è solo una partita, non che comunque senta questo peso di dover fare bene per forza in centro in campionato. Che Marci, tu non lo però dici in maniera scaramantica. Se lui punta, il suo obiettivo è la seconda stella, si dà lui stesso del favorito, no? E allora. Ma no, no, cosa c'entra? No. Dell'ambizioso. È l'obiettivo. È l'obiettivo che tu puoi raggiungere o puoi non raggiungere, ma tu te la giochi con altre squadre. Certo. Poi non è detto che se l'obiettivo è quello sei per forza favorito sugli altri. L'obiettivo è solo vostro perché lo può raggiungere solo l'Inter, eventualmente il Milan se tornasse in gioco. No, è l'obiettivo vincere lo scudetto. Il Milan se tornasse in gioco? C'è o non c'è il Milan? C'è o non c'è la Juve? Che questo significa tornasse in gioco? Scusami. Il Milan in questo momento non c'è. Si è preso una vacazio in questo momento. Poi magari quindi scusami, fammi capire. Da qualche anno a questa parte tutti gli scudetti che ha vinto il Milan, ha vinto Napoli, hanno vinti perché l'Inter sostanzialmente li ha buttati nel cestino. Li avrebbe dovuti vincere l'Inter secondo il discorso di Allegri. Che potrei anche essere d'accordo con te per quanto riguarda l'Inter, il primo, ma l'anno scorso forte, insomma, sembra che il Napoli abbia fatto quando campionato. Ha vinto lo scudetto il Milan, praticamente se l'è mangiato l'Inter, perché l'Inter era in testa alla classifica e ha fatto quello che sappiamo a Bologna e gli ha regalato lo scudetto al Milan, che però è stato continuo nelle vittorie e ha vinto. Quando ha vinto il Napoli, pensa che l'anno scorso la bistrattata Juve è arrivata anche davanti all'Inter al Milan, in teoria nella classifica. L'Inter è arrivata quarta l'anno scorso, nonostante siano vice campioni d'Europa. Ma scusa, considerando che ogni anno giochi per migliorare il risultato dell'anno precedente, allora vuol dire che sei lì per il titolo anche tu, giustamente. Sì, ma io ti dico, te lo ribadisco, Giba, se tu ti incarti la Juve ti frega. Non ti incartare. Ma non è vero, ma lo sai che non è così che ti incarti. Magari la Juve adesso sta raccogliendo molto di più di quello che avrebbe potuto magari anche sul campo raccogliere e fa una seconda parte di stagione dove i tuoi davanti magari fanno 4 mesi fatti bene e tu vinci, puoi vincere uno scudetto benissimo in questo modo. E quindi cosa dici? Sono stati gli altri che si sono incartati perché o che sei stato bravo? È vero che lo scudetto del Milan ci ha messo due suo volte col Bologna e col Sassuolo ho visto incartarsi. Quindi è troppo calmo, Chirico. Francamente col Sassuolo non pensavo vinceste e invece avete perso. Col Bologna pensavo vinceste, vincevate 2-0, avete fatto 2-2, quindi pensa a te. La differenza fra la Juve e l'Inter, i punti della classifica, ricordando quello che ha detto Marcello adesso, è solamente che la Juve a Bergamo con l'Atalanta ha pareggiato dove l'Inter ha vinto. E lì ci sono i due punti di differenza, perché se no con il Bologna abbiamo pareggiato. E quindi le altre partite, i risultati sono stati uguali, però se posso risponderti Giovanna sulle parole di Marotta, visto che lo consideriamo come grande dirigente, grande esperto, qual è peraltro, io spero veramente che abbia tutte le ragioni. Certo. Se lui vede un vantaggio psicofisico, io dico non sono così ottimista. Per tutti i motivi che abbiamo già elencato e che elenchiamo da mesi. Però se lui è convinto, io spero che a fine maggio Marotta abbia ragione. La Juventus vince il campionato, grazie Giuseppe, ti voglio bene. Di Tramontana nel cercare di stanarvi e nel reputare ingiusto questo vostro nascondersi. Ma non ce la stanno per niente, io glielo ho già detto. Cioè se loro perdono dei punti e la Juve approfitta appunto del fatto che può preparare meglio una partita, ci si infortuna un po' meno, si spera che gli infortuni sono sempre all'ordine del giorno, abbiamo sempre tanti, e gli attaccanti si mettono a segnare, io lo frego, di sicuro lo freghiamo. Di sicuro, solo se perde i pezzi. Se tu perdi dei colpi la Juve ti frega, questo è sicuro, però devi farti fregare. Però, la squadra dell'Inter è una squadra forte. Sì, guarda che sì, stasera, infatti l'obiettivo nostro è vincere, poi ci sono anche delle avversarie che devi battere e la Juve secondo me è una di queste.
e non tolgo neanche dalla lotta le altre due, perché io mi ricordo che due anni fa, quando il Milan vince lo scudetto, Milan e Napoli sono prime in classifica, più 7 sull'Inter, anzi più 8 forse, poi l'Inter rimonta, a gennaio è davanti l'Inter a più 7 e poi viene recuperata di nuovo, quindi non taglio nessuno, siamo a novembre, cosa deve, tiro fuori neanche, Milan e Napoli? Non siamo neanche un terzo del campionato. No, quello che dicevamo prima, no? Cioè, però io credo, Marce ha già cambiato un pochino registro, perché adesso guardando la classifica, le vittorie consecutive, il fatto che la Juve non prenda tanti gol, anzi ne prende pochissimi, eccetera, rispetto a qualche tempo fa, dove diceva assolutamente no, non siamo in grado, noi dobbiamo pensare ad arrivare quarti, insomma la linea Allegri, adesso quello che dice è già diverso. Perché io giudico le prestazioni, cioè quando ho visto giocare col Bologna con la brutta partita, col Sassuolo con la brutta partita, chiaro che dico, ma dove vuoi arrivare? Cioè è già tanto se arrivi al quarto posto, già tanto. Però Marce, però, poi, allora, però se incominci ad aggiustare determinate cose e ti trovi lì e non perdi altri colpi, puoi anche pensare di approfittarne se gli altri sbagliano, ma gli altri devono sbagliare. Però mi devi dare atto, tutti stiamo sperando che sbagliate e poi ti inventi il gol da centrocampo. Mi dai atto comunque che sei un po' venuto dalla mia parte, nel senso che quando io dicevo che la Juve era una squadra che lottava per lo scudetto, ci vengo. Però così, perché qualche tempo fa dicevi impossibile, adesso dici se l'Inter stecca una partita o due partite noi ci siamo. E quindi mi stai dicendo noi lottiamo con l'Inter. Ci siamo se anche noi siamo regolari, cioè se la Juve è regolare. Anche se con fatica, col magone, con l'ansia, il fiatone, porta a casa le partite, però continua a fare punti. Se continui a fare punti, sta tenendo adesso la Juve, una media scudetto. Allora devo andare in pubblicità. Dare da Morina, che doveva completare il discorso o concludere? No, per il fatto che si continua a parlare della squadra favorita, uno non è favorito, l'altro neanche. Noi abbiamo acquisito. No, favorito c'è, sono loro. Certo, ma sono d'accordo. Però. Per quanto riguarda noi abbiamo preso fiducia in questo filotto di risultati, perché comunque ci sono state delle partite importanti, giocate alla nostra maniera. Ma ci avessero detto 3 mesi fa che vincevamo San Siro con il Milan e vincevamo Firenze, probabilmente qualche dubbio ce l'avevamo. E invece questo è venuto. Coni scivola, Thuram uno contro uno al limite dell'area di rigore, va a puntare l'avversario, doppio passo, palla sul sinistro, poi sul destro, mamma Thuram, rigore per... Rigore per l'Inter, Thuram ubriaca il suo diretto avversario che è Okoli, gli fa 46 finte, dalla destra sposta a sinistra, poi a destra, poi ancora a sinistra, Okoli a quel punto non ci capisce più niente, va in scivolata, lo mette giù, non è Okoli, scusate, è Marchizza. È il secondo che lo butta giù qua. Sì, c'è il piede sinistro del capitano, che adesso non vedo bene chi è, perché Marchizza è il 30... Monterisi, che poi si accorge di quello che ha fatto e sconsolato guarda i compagni come per dire, e quindi calcio di rigore per l'Inter, Çalhanoğlu contro Turati, 48 minuti di gioco, tutto pronto per il calcio di rigore. Thuram ha fatto una roba pazzesca, attenzione, Çalhanoğlu, tanto l'arbitro parla con... Ma è rigore sta roba qui? Tutto pronto? Il calcio di rigore di Çalha, anche se l'arbitro ha ancora qualcosa da dire a Lautaro, sta controllando. Sì, c'è il checking penalty, la palla è già sul dischetto. Ma non tanto per il fallo, perché pare che ci possa essere un fallo in attacco prima. Il fallo è rigore. Tutto pronto? C'è cover, calcio di rigore, Çalhanoğlu. Con il destro, figurati, c'è cover, tutto c'è pronto, cover, parte, figurati, Çalha, Çalhanoğlu, 2-0 per l'Inter, Çalhanoğlu su rigore, Turati dalla parte, pallone dall'altra, 2-0 per l'Inter, Hakan, Marcello, vai col disco rotto. Puoi dire tutto quello che vuoi sul fallo che ha portato al rigore. Il disco rotto non c'è nessun disco rotto, ma non è possibile vedere una partita dell'Inter senza rigori.
Vabbè, cioè, cioè 8 su 8, 8 cosa su facciamo? 8 su... Ma cosa facciamo, Marcia? Non è possibile. Ma cosa facciamo, Marcia? Ma i rigori ce li hai perché entri in aria. I rigori te li danno perché entri in aria. Cioè. Sì, ma era rigore questo, ma era rigore questo. Non lo so, dimmelo tu se non è rigore. Cioè, non è rigore. Io allora facciamo come prima. Facciamo come prima sulla. Facciamo come prima al contrario sull'episodio del vantaggio non fischiato. Hanno protestato i giocatori del Frosinone? No, no, ma io non sto allora, parlando del vantaggio non fischiato. Io sto parlando del rigore, proprio dell'azione del rigore. Sì, sto dicendo che non ha protestato nessuno. Marchizza, non mi pare che ma io non ho bisogno, però non ho bisogno io di vedere se uno protesta o no. Io guardo io. Ho guardato da tre angolazioni e ho detto, ma sto piede lo metto o non lo mette, Marchizza? Sì. A me sembra che Thuram... Cioè, punti il piede e si butta. E chiaramente se ti butti a quella velocità lì è sempre rigore, no? Però, francamente, io il piede di Marchizza che prende Thuram. Poi magari mi fanno adesso vedere domani sera c'è il VAR lì di Bertone. Bertone mi tira fuori l'immagine e me la fa vedere. Non escludo. Allora, ragazzi, io. No, intanto mi stava facendo vedere una... Dillo se Morina, no, una hilarità social che gira sui social. A far vedere l'immagine. Che il fischio di inizio... Attenzione Dumfries, ma no! Si mangia un gol già fatto, poi Thuram va a recuperare palla. Un altro numero di Thuram in mezzo a due, palla per Bastoni, posizione di tiro. Ancora Ciala, il pallone al limite della rigore, parte Darmian! Alto sopra la traversa. Qua il cross di Marco dalla sinistra era perfetto. Sul secondo palo per Dumfries che era tutto solo, doveva solo colpire di testa bene, impattare bene, invece schiaccia la palla per terra, non si sa per quale motivo, ecco lo stiamo rivedendo, schiaccia la palla per terra e viene fuori un mezzo pasticcio, poi Thuram... Forse mezzo assist voleva fare. Beh, ho capito, bruttissimo, sì. Lì ti rimporta, sei arrivato, sei da solo, colpisci di testa e ti rimporta, poi quello che succede, succede. Giovanna, per avvalorare... Allora no, per avvalorare quanto diceva Chirico, Morina mi faceva vedere un'ilarità social, fischio d'inizio dell'Inter dal discorso. Cioè il fischio d'inizio quando gioca l'Inter è dal dischetto. Vabbè, c'è Gibba, vedi, Conte. Cosa gli vuoi dire? L'ilarità social. L'ilarità social. No, di Morina, no, scusa, l'ilarità social è la stessa che qualche settimana fa faceva girare una foto completamente vista da un'altra angolazione dove sembrava che Di Marco prendeva la palla, stoppava la palla di braccio sull'assist che poi ha fatto con la Roma, il gol con la Roma. Pazzesca, okay, questi sono i social network. Di cosa stiamo parlando? Io sono una battuta. Beh, sembra che voi non abbiate mai nei confronti della Juve, dell'altra squadra. No, certo. Sembra che i tifosi dell'Inter non lo usano mai. C'è loro, no, i social non lo usano. No, non le fanno queste cose. No, ma ha parlato di social in generale. Social in generale. Se ci fanno rivedere tutti. Marotta, l'esultanza di Marotta, se ci fa. No. L'esultanza di Marotta, ottavo rigore. Ottavo rigore. Io sono tranquillo, contro sincera. Di voi non ce lo danno. Ma tranquillo, l'ultima volta, volta in Coppa Italia è rigore al 90esimo e ti passa il turno. Se Lautaro riesce di nuovo ad infilare la gamba in mezzo a qualche nostro difensore. Io ti ricordo solo che con un rigore che non c'è, dove Cuadrado tira un calcio a Perisic, ci hai preso 50 milioni dalla Champions, se no non la vedevi quella io Champions. Io ti ricordo che per un fuorigioco. No, perché se no sono tutti bravi a parlare. Ha perso una supercoppa 1-0. Sì, ma ognuno c'ha la sua, per carità, però. Ognuno c'ha. Piangere, ma senza, diciamo. Ma io però senza rivangare di qua, tu c'hai questo, tu hai fatto quella. Io volevo solo chiedere stasera se io ho visto male, probabilmente può anche darsi, ho gli occhiali, quindi magari non ci vedo benissimo. Belli, se ho visto male io che non c'è stato il contrasto, oppure c'è stato. Ma allora, io Marcello le quattro inquadrature non l'ho visto. Poi chiedo, magari una quinta. Mi associo. Mi associo. Perché a me sembra. Chiedere, non so, scusa, Filippo. C'è un VAR, hanno rivisto. No, c'è mi è sembrato un doppio che si piantassero i piedi di Thuram, che si piantasse lui sul terreno, che non ci fosse. Però, ragazzi, è una sensazione. Sono qui meno male che l'hai detto Giovanni. Tu meno male che l'hai detto ma ci mancava però, come si piantasse sul terreno Filippo, sai, io sono sincera, Gibba, e cosa devo come dire, come si piantasse sul terreno, vedi anche Giovanni, ti giuro, ma io che scopo ha, c'è un po' come il rigore del Salisburgo all'andata che non esiste. No, io quello non l'ho visto e continuo a non esprimere opinioni su quello. Su questo adesso sto chiedendo anche a Bonfanti che magari Bonfanti, c'è la sensazione che prima lo tocchi, come dicevi tu, nel finale sì, io quello che vedo, che ho negli occhi, è lui che si impianta. Di Marco, pallone per Dumfries, non passa, c'è Ocoli, ma ancora Inter, lato corto della rigore con Thuram.
Thuram, pallone all'indietro per Mkhitaryan, al limite dell'area di rigore, ancora Acerbi, Mkhitaryan orizzontale, Çalhanoğlu, c'è tutto il Frosinone dietro, Çalhanoğlu prova al destro, gli rimane in canna. Vabbè, ma adesso dilaga, adesso l'Inter è show, dai, adesso dilaga, è finita la partita. Clinico, però clinico. Visto che è finita la partita, ma scusa, 2-0-2-2 del Lecce che Bonfanti è in regia, Bonfanti. Sì, e mi ha risposto. Ecco, Bonfanti ha detto che il tocco c'è stato prima. Vieni qui, dici cosa hai visto tu, tu che sei uno preciso, dici cosa hai visto tu. Ma me l'ha scritto. Mi sbaglio io, tu mi smentisci, dici, oh, Marcello, guarda, io ho visto bene le immagini, hai torto, io mi prendo anche il torto, per carità, però siccome io l'ho visto in una maniera, Giovannina anche lei c'ha il dubbio. No, io ho visto il finale, che non era quello buono. Sentiamo Bonfi, veniamo Bonfi che lì tranquillo in regia si può vedere un po' tutte le immagini, tutto. Ma qua, lui... tanto la partita è andata, adesso la partita è andata, ma è uno show dell'Inter. Ma Chirico, no, vabbè, comunque Bonfanti mi ha scritto che lo tocca e nel finale la sensazione che abbiamo avuto io e te ci sta che lui piantasse i piedi, ma è il finale, ma prima il tocco c'è stato, io me lo sono perso. Tutti questi dubbi su quello di Mkhitaryan non ce l'avevate, però lì non c'era da parlare. No, lì non c'era da parlare su quello di Mkhitaryan, l'abbiamo liquidato in un secondo, tanto non l'ha dato, va, quindi va bene. Ok, quindi lì l'abbiamo liquidato, non fa polemica. Invece questo che è netto, ci parliamo. No. Quello su Mkhitaryan l'hai visto bene, Marce, non hai voluto riguardarlo. Vedi che fai tutto tu. Io ho detto che quello del Frosinone ha rischiato, rischiato quello del Frosinone. Rischiato. Vedi, nella mia onestà intellettuale, tu anticipi, oh, non ho voluto niente. Io, in quel momento lì, quando ho visto quella roba di Mkhitaryan, ho detto, oh, ragazzi, cioè, te lì devi stare attento. Anche perché che rischiato. All'Inter, appunto, glieli danni, i rigori. Ma ecco, devi doveva stare molto attento. Mi sembra che la palla l'ha messa 2-3 metri più dietro. Può darsi. Carlo Augusto. Vediamo questa, poi andiamo in pubblicità, l'ultima. E Sensi, vediamo un po'. Sembra Sensi l'incaricato, vediamo, parte Sensi, il tiro, barriera, poi ancora Sensi, svirgola, palla che rimane in area di rigore, con Frattesi per Arnautovic, Lautaro, mamma mia, batti e ribatti, vanno giù in due, fallo in attacco di Lautaro, calcio di punizione per il Frosinone. Pensavo rigore. No, hanno alzato le braccia. La volta non è. Rivediamo. Sono due partite, diventa allora, ingiocabile. Chirico stava per prendere il primo treno e venire direttamente qui ad Assago, qualora fosse stato fischiato un rigore. No, bello perché mi fa ridere che io abbiamo parlato io e Gibba per un minuto e mezzo dell'azione di vantaggio che l'arbitro non ha dato con Mkhitaryan, siamo stati accusati di nervosismo, come la facciamo lunga, invece dal rigore vedo che sono passati tipo 50 minuti e stiamo parlando ancora a ogni azione, a ogni fallo laterale, a ogni cambio, a ogni luce del cellulare in tribuna, il calcio di rigore. Però bisogna predicare bene e razzolare bene. Però quell'azione poteva essere un potenziale, poteva essere potenzialmente. Noi stiamo parlando di un rigore che ha deciso la partita, questo rigore ha chiuso la partita, ci soffermiamo sul l'episodio chiave della partita, è quello che invece ha chiuso la partita. Che invece quell'azione poteva potenzialmente essere pericolosa, ma questo invece è un calcio potenzialmente di rigore. Uno davanti alla porta da solo, potenzialmente, Non abbiamo mai visto uno solo davanti alla porta tirare fuori. Certo, molto potenzialmente. Allora, sapete bravo Barellino, qua per Frattesi, però la palla è troppo lunga, niente. Riparte il Frosinone, attenzione. Con Iono sulla destra, prova ad andare via Barella e a Carlos Augusto, gli rubano la palla, poi Barella per Carlos Augusto che ha un po' di difficoltà nel tenere il pallone, poi è bravo comunque a proteggerlo, prova a cercare Frattesi, nulla di fatto, rimessa laterale per il Frosinone. Caro Tramontana, devi soffrire ancora, Gibba con Gibba incluso, tre minuti più recupero. Io non riesco a capire questa cosa dei, cioè, dei che solo si soffermano sui rigori. Ma i rigori, ragazzi, se ci sono si danno. Cioè, non capisco qual è il problema dei rigori. Se ci sono, no, perché sono, perché vi ho sentito parlare di Juve, tutti questi rigori dati Juve, all'Inter. Però. Cioè, ma ragazzi, quando li davano alla Juve, cosa dicevi tu? La Juve ruba. Cioè, quindi pazienza. Vabbè, dipende se c'era. Ma tu stai parlando di quale epoca? Di quale epoca stai parlando, Marcello? Marcello, di quale epoca stai parlando? Dei dinosauri o di oggi, Marcello? Di quale epoca stai parlando? Di oggi, dove discutibile o non discutibile la tecnologia, interpretabile, soggettiva o non soggettiva, però ce l'hai, quindi bene o male, diciamo che
9 casi su 10. Perché sembra che la tecnologia. No, lo dico per tutti. Quello che abbiamo visto in questi giorni, la tecnologia è infallibile. Infatti, ti sto dicendo che non è infallibile. Anche perché è giudicata da un uomo. Perché è soggettiva, non è oggettiva. Ma no, certo, anche il giudizio del VAR. Ma l'abbiamo sempre detto, no? Non ti dà uno scontrino il VAR. Ah, no, certo. Solo sul fuorigioco, perché lì ci sono linee, ci sono sul gol, non gol. Pubblicità, torniamo subito per i minuti finali. Finisce. Questo momento Inter batte Frosinone 2-0, ancora una volta porta inviolata, l'Inter continua a subire pochissimi gol, 3 punti che portano l'Inter di nuovo in testa alla classifica, e ci rivediamo con la Juve dopo la sosta a Torino per la partita che deciderà chi sarà primo in classifica, se la Juve o l'Inter. 2 punti, ragazzi, questa comunque era una partita importantissima. Chissà se, chissà se farete 9 su 9, magari fate 9 su 9. No. Comunque, beh, due difese a confronto le migliori del campionato, perché qua si capisce che il far bene in campionato e nella vita calcistica passa da una difesa coriacea, miglior attacco, miglior difesa per l'Inter. 4 gol in quella tragicomica partita con il Sassuolo. Sì, no, ma la Juve è stata, togli quei 4 gol lì, sbarrata in difesa. Allora facciamo gli up and down, Giba e andiamo. Dai, musica. Dai, falli tu, no, falli tu. Tramontana e Giba, nel senso che siete le due parti. No, lo facciamo insieme, dai. Dai, allora, dai, sì, collaborazione. Partiamo dagli altri. Volete le faccio io? Vuoi farle tu? E io facciamo gli up and down. No, aspetta, se li facevi tu va bene. Ma allo Juventino, alla Juventina milanista gli up and down glieli faccio fare. Anche se Ugo io lo stimo parecchio, perché io non li voglio proprio fare. Io non li ma è la verità. Ugo intellettualmente è poi intellettualmente è impeccabile. Io parlo di Ugo, non parlo di altri. Io non li voglio proprio fare. Sì, hai ragione. Ma nessuno te l'ha chiesto. Ti ho messo in mezzo io, Chirico, mi assumo la responsabilità. Allora, Darmian 7, sicuramente 7 e mezzo. Dai, aiutami anche tu così. Acerbi ha fatto una bellissima partita anche lui. E ci metto anche Turam invece, perché secondo me il secondo tempo, per quello che ha giocato, però secondo me anche Di Marco non si può non mettere Gibbone. Sì, cioè, no, è vero. Cioè, non ha fatto se li facciamo nel diciamo nella totale della partita, sicuramente cioè quel gol lì vale da solo. Anche il portiere merita, esatto, il premietto, Sommer, sì. Una menzione al portiere. Ma lui ha ragione. Turam, Sommer e, come diceva Ugo, e Ezio perché sennò si offende, Turam, Sommer e l'altro che stavamo Dionisi. Dicendo. Turam, Sommer, e Di Marco. Di Marco lo devi mettere perché comunque... Turam, quanto gli diamo? No, scusa. Darmian, Acerbi, Di Marco. Quindi confermiamo quelli che erano nel primo tempo esattamente. Acerbi 7 e mezzo e Di Marco 7 e mezzo tutti e tre. Di Marco 8. Anche perché il secondo tempo ha giocato bene. Primo tempo maluccio, ma il gol pazzesco. E il secondo tempo bene. Una volta le fece un gol così Maradona a Napoli, ti ricordi? Sì, il centrocampo. Certo. Vediamo i down, quelli insomma i bocciati, quelli un po' più spenti, c'è sempre in una partita, insomma, no? Di solito chi si mette meno in evidenza o da chi ti aspetti di più e fa di meno. Filippo Gibba, fate voi. Barella, 5 e mezzo. 5 e mezzo Barella. Se vogliamo parlare dei nuovi entrati, Arnautovic 5 e mezzo. Arnautovic 5 e mezzo. E Dumfries. Dumfries primo tempo, fino a che non è uscito anche lui. Dumfries 5 e mezzo. La partita 5 e mezzo anche lui. Darian? No. Ha fatto la sua. Sì. Un po' stanco ma ordinato. Tra l'eccellenza e l'insufficienza c'è di mezzo il grigio. Mkhitaryan oggi ordinato, saggio. Niente di eclatante, ma non male. Ciala? No, uguale. Abbiamo speso tantissimo. Cioè noi col Salisburgo, che è una partita agonistica, molto, molto nervosa, molto tesa, molto fisica, quindi risolta con un altro rigore. Sì, vabbè, dai, Marce, basta, hai capito, cioè va bene, se vuoi ti dico che i rigori non ci sono, però
possiamo andare avanti un'ora e un quarto. Se ti metti a parare in mezzo all'aria, non sei il portiere, dai, dopo un po', abbiamo capito, dai. Marcello, hai le sue, hai i suoi dubbi. Domani, tra l'altro, ci sarà anche un super moviola al processo, insomma, no, con Maurizio Biscarri, dove verrà rivisto un po' tutto. Adesso non possiamo, quindi ci siamo limitati però a raccogliere Filippo le opinioni. Però Filippo può anche aver ragione, dire che ne parliamo troppo. Di Marchisio, che voglio... Scusami, Giovanna, vai. Può anche aver ragione. Ma io sento ancora parlare di Giuliano Ronaldo, quindi andiamo alla preistoria. Ma ne senti parlare perché c'è qualcuno che dice che non era rigore in quel senso. Vedi, allora è per quello che ne senti parlare. Allora, ma questo ti fa capire quanto il calcio sia opinabile. Oh certo, anche non, è una scienza. Infatti, perché esistono... queste trasmissioni, ma se no, ognuno veramente può sì, dire comunque noi non possiamo far vedere le immagini per diritti televisivi, nessuno, non si non può. Solo noi. Io pregherei però comunque Morina, a cui ho mandato un'immagine, di farla vedere alla conduttrice senza farlo vedere, mostrare, può vedere cosa dopo che si vede sta foto che, cosa, vediamo, cosa vediamo, vedi, Chirico Citti. Allora io mi mandi per favore anche la foto, visto che ce l'avrai sicuramente, avrai indagato anche su quella di Mkhitaryan nel primo tempo, la mandi anche a me, grazie. Amo, ma è un'ora e un quarto che parli sempre dello stesso cosa, io dico una cosa su un rigore, amo, c'hai del coraggio però, ma hai del coraggio vero, mamma mia, hai poco coraggio. Sono due mamma mia, oh. Cioè qui stiamo parlando di un calcio di rigore che ha deciso la partita, questo è molto diverso da una cosa che si poteva anche a Salisburgo, ha deciso la partita, cioè, anche a Salisburgo. Ti parlo del rigore di Mkhitaryan, non della, di lui lanciato in aria, dell'eventuale rigore non dato. Allora vado in pubblicità, non è uscita questo, ma questa, allora questo è quello di cui parla Chirico. Questo che ho visto anch'io sono i due piedi che sembrano piantati a terra, col giocatore che si lancia, pare senza aver subito contatto. Ma mi diceva Bonfanti che poi però ha avuto un po' il dubbio anche lui, rivedendo l'immagine, che prima ci sia stato, ha avuto più contatto, che un dubbio, quello che vediamo ha noi, ha avuto più che un dubbio, che ci ha fatto Bonfanti strabuzzare gli occhi, e un dopo più prima ci sarebbe dubbio. Questo comunque contatto. Tutta questa manfrina sul rigore da un'ora e un quarto a questa parte testimonia il fatto che questi due individui qua che tifano Juve sinistri individui. Che partita che non ha storia, ci credevano e come alla partita di oggi, ci credevano e come ci credevano e come sono venuti qua con la scaramanzia di brutto proprio questi due figure, questa è la delusione, ci sperare crederci, ma secondo me è che mettete le mani avanti, ma secondo me alle 8:20 che dice perché se l'Inter fa i passi falsi la Juve ne approfitta, e l'ha anche detto, per quello si è presentato qua stasera sperando nel passo falso, ma l'ha anche dichiarato. Collegate le 8:20. Cosa Chirico? Quelli alle 8:20 non eravamo nemmeno in trasmissione, come posso essere alle 8:20? Già lo dicevi, questa cosa. E tu comunque, non eri neanche ancora nello studio, quindi ti stai inventando tutto. I sinistri figuri mi piace, io ripartirei dai sinistri figuri, anche perché sto aspettando, non per rimanere in tema di sinistri figuri, le parole che manderemo in diretta Simone Inzaghi in conferenza stampa con questa cosa dei figuri Gibba, i sinistri figuri che ci credono e come, a parte gufando apertamente, ma credono allo scudetto, questa veemenza, ma anche non nel solo, non solo ci credono come è giusto che ci debbano credere, perché voglio dire, la società che loro rappresentano qua in qualche modo e che difendono giustamente deve sempre credere a vincere lo scudetto in Italia, una delle società più importanti d'Italia. Vincere è l'unica cosa che conta, ma ci mancherebbe altro, cioè, voglio dire, poi che tirino fuori un rigore di 25 anni fa, ma solo perché ho sentito dire è un'ora e mezza che parliamo. Io non ho parlato di questo, tirate fuori il 98, cioè mica noi, qui non parla mai nessuno del 98. Io non ho parlato, di calciopoli parlate voi, noi non parliamo mai, nessuno qua ha parlato del 98, per voi è meglio non parlarne, ma neanche per voi perché quell'anno lì voi parlate solo del rigore di Giuliano, ma vi dimenticate di tutto il resto, quindi voglio dire, con un po' di tecnologia tutto il resto oggi quella roba lì non succede, lo sai, no Marcello? Che il gol con l'Udinese con la tecnologia, tu oggi quel gol lì è gol, è fine della fiera, e l'episodio con l'Empoli
e fine della fiera. Napoli. Marcello, tu non puoi parlare. Allora, se tu parli giustamente da juventino e tiri fuori il rigore di Ronaldo, se mi metti tutti gli altri episodi in fila, io a quella partita devi lì arrivo 7 punti davanti. Tutte le altre squadre. Arrivo 7 punti davanti a quella se partita lì. Il rigore di Ronaldo, me ne vado a farmi la gita al Po, non lo vengo neanche a vedere. Se io togli tutti i rigori tolgono 25 scudetti. No, ma nel senso che all'andata non può essere riduttivo, capito? Scusa. Guarda che se andiamo a prendere gli episodi di tutte le squadre. Sto parlando di quell'anno lì, avete tirato fuori. Ma anche quell'anno lì ne abbiamo per tutti, eh. Ma l'andata nel 98 in Inter-Juve dell'andata vinta dall'Inter con gol di Djorkaeff, c'era un rigore netto di Inzaghi di West che praticamente affossa Inzaghi. Se ci fosse stata la tecnologia davano rigore alla Juve, quindi cioè che cosa parli? Ma chi se lo dici 7 punti? No, vabbè, ma... Non dicevi già quello scontro diretto lì? Cosa dici 7 punti? Se poi se andiamo a vedere tutti gli episodi che ci sono stati anche dell'Inter che non sono stati sanzionati, guarda, hanno fatto un video su YouTube, trovi un video, quindi non è che solo la Juve, perché voi guardate Conti... sempre solo la Juve, ma guardate mai voi stessi. Come li ha avuti la Juve gli episodi, li avevate avuti voi. Esatto. Quindi, Conti 7 punti. Che 7 punti? Sta rimarcando, sta ricordando il gol di Muntari, ecco, no, giusto per chiudere il puzzle. Ma cambiare la partita lì c'è anche un gol proprio no ragazzi ma è surreale, cioè stiamo parlando dell'Inter prima in classifica, stiamo parlando di Calciopoli allora, del 98, no ma chi è Caspar, guarda che siamo, è tutta colpa di Mourinho, che ha tirato fuori il 98 è il gol surreale. Di ripeto, ragazzi, è surreale. Io voglio capire solo una cosa, se siete d'accordo, cioè, fra due settimane c'è Juve questo, Inter parliamo bravo, di 98 normale. Allora io voglio sapere se Juve Inter dopo la sosta avrà veramente, dopo un po' di anni, il sapore dello scudetto. Siete tutti d'accordo, no? Al di là della classifica che recita questo. Assolutamente sì. Dopo pochi anni. Assolutamente sì. Non stiamo parlando di 20 anni, cioè stiamo parlando di 3 anni sì, al massimo. Dove è mancata l'appello la Juve, sì. Ecco, diciamo. Sì, assolutamente ma sì. Ma certo, la giocare Juventus in casa una partita importante, una partita che comunque, paradossalmente per loro, può essere un crocevia fondamentale, perché alla fine... La Juve non gioca benissimo, porta a casa dei risultati ottimi, a differenza dell'Inter che magari gioca un po' meglio. E Gibba, senza nessuna battuta scherzosa, se l'Inter vincesse, la Juve va a 5 punti, te lo dico seriamente, con una Juve leggermente inferiore come rosa, come qualità, come tutto, all'Inter il campionato è ancora molto lungo, ma... Attenzione, l'Inter ha Juventus a Torino, il Napoli. Subito dopo a Napoli, sì, intanto c'è la trasferta del portoghese col Benfica, poi va bene in casa l'Udinese e poi va a Roma con la Lazio. Quindi attenzione, perché non è che vinci tutte le partite. Anche la Juve deve giocare con il Napoli, con non la so, Roma. Di fila, noi abbiamo Torino, Napoli, una dietro l'altra, due in trasferta. Benfica in trasferta, tre in trasferta e poi abbiamo l'Udinese in casa e poi abbiamo la Lazio a Roma. Vorrei averlo io quel problema di giocare con la prima. Chirico dice che siete già qualificati, allora è vero, però primo secondo dobbiamo fare il primo posto e comunque in Portogallo ci devi andare a giocare, non è che puoi dire non vengo. Ma giocherà con le seconde linee, ma giocherà con le seconde linee, ma dobbiamo giocarci contro il Benfica, cioè. Ma ho capito, ma è sempre una partita, una trasferta, devi andare in Portogallo, devi prendere l'aereo, devi andare. Cioè... Ma t'ho capito, ma ci vai più tranquillo, metti quelli che non hanno giocato, che paragone fai? Allora, certo, dai, essere qualificati pazienza, è meglio, Marcello, come le altre, però no? Marci, ma per quanto tu faccia turnover, però... non è che ne cambi 11 il mercoledì, dai, non è che ne cambi 11. Però ne puoi cambiare 5-6, finire... 5-6. Finire in bellezza. Anche già col Salisburgo non è mica giocato con i titolari subito, li ha messi dopo, Ma quest'anno di lui, Marco, ma quest'anno lui Marco ha scelto Lautaro, di fare un altro tipo di dopo, Ma quest'anno Inzaghi è chiaro che ha deciso di adottare un'altra strategia, sta cercando di fare più, paradossalmente fa più turnover in Champions che in campionato. Comunque la Juventus ha l'Inter, Monza, Napoli, la Juventus, Napoli, Frosinone, Monza, Frosinone, Napoli, Genoa e Roma. Genoa, esatto. Sì. No, ma questo e Frosinone. Ma questo per dirti che anche se l'Inter dovesse vincere a Torino e andare a più 5, poi deve andare a Napoli. No, cioè, voglio dire, lì sono finiti i giochi. I perdili. Ah, Conti, anche Conti è d'accordo con Morina. Sì, ma che finiti. Ma io non ti dico che siamo finiti, però è forte delle altre due, esatto, della Juve. Era questo che ho detto. Era questo che andresti a meno 5 con un campionato ancora 2/3 da giocare, per carità, però
a 5 punti da una squadra che oggettivamente è più forte. Che ha di vantaggio la Juve, secondo me, al di là di non avere le coppe, che non ha quella pressione di partire da favorita. Sì. Vuoi perché se l'è stata brava a togliersela lei, no? Di dosso, e qui bravissimi tutti compatti, non c'è stata mai una voce fuori dal coro: ah no, noi siamo la Juve, dobbiamo vincere. Anche la società compatta nell'andare dietro ad Allegri, non è mai stato smentito da nessuno. Quindi, sai, quando giochi senza avere, no, grosso da perdere, ci sta anche che perdendo la gara con l'Inter tu poi riesca a continuare a fare il tuo percorso. Giusto. Senza subire. Però Giovanna, io vado io a riprendere. Vedo un Juve-Inter fino alla fine. Vado a riprendere le parole di Massimo Brambati, che dice: sì, ok, va bene, non hai la partita, però ti devi allenare in settimana. Beati loro che beati voi che potete. Ma ti devi allenare, siamo sicuri. Io ieri, finita la partita, ho visto dei giocatori della Juventus con i crampi e con la lingua di fuori. E giocano una partita ogni 7 giorni. Quindi siamo sicuri che facciano degli allenamenti a livello questo non è ottimale. Però è chiaro che tu parti a inizio stagione con degli obiettivi, poi se i risultati ti mettono in una condizione tale da poter puntare ad altri, è chiaro che in qualche modo... E in questo momento la Juve è in questa situazione, ragazzi, dove 3 mesi fa probabilmente si parlava di noi dobbiamo arrivare tra le prime 4, oggi, magari tra 2 mesi poi cambia ancora, oggi però arriviamo a una partita chiave dove la Juve dice... io gioco quella partita perché lotto per il però tipo. Scusate, adesso mai, basta vedere le squadre che hanno giocato le coppe questa settimana, hanno fatto tutte fatica. Il Napoli ha perso, l'Atalanta ha pareggiato all'ultimo minuto, ha vinto 2-0. Il Milan ha pareggiato e praticamente l'aveva persa al 90esimo, la Lazio ha fatto 0-0 con la Roma, che a sua volta ha giocato l'Europa League. Sì, ha vinto 2-0 perché è superiore al Frosinone, giocava in casa, ma comunque alla fine era stanca, ha fatto fatica, il Frosinone ha preso un palo, Sommer ha fatto 3 parate, quindi voglio dire, è un dato di fatto incontrovertibile che le squadre che hanno giocato questa settimana le coppe hanno fatto molto fatica in questo weekend e hanno perso quasi tutte, qualcuna si è salvata alla fine. Quindi voglio dire, adesso non è che scopriamo l'acqua calda, che non giocare durante la settimana una partita di coppa in trasferta. Quante volte la gente qua mi ha detto: preferisco non arrivare in Europa League, se non faccio la Champions preferisco non arrivare in Europa League perché sennò devo giocare il giovedì sera. E oggi si scopre che non giocare il giovedì sera non è un vantaggio. Non è un vantaggio. Scusami, però. Dai ragazzi, su. Scusami, hai fatto riferimento anche a 2 squadre, Milan e Napoli, che non sono in un momento brillantissimo, quindi che devono giocare, quindi è peggio ancora. Non è solo questa giornata, ma è il campionato. Ma neanche noi siamo in un momento brillantissimo. Ma seriamente. Li hai visti oggi, no? Oggi non è un vantaggio giocare una prima settimana. Ad oggi non è un vantaggio. No, non ti ho detto di no. Ma ci mancherebbe che mi dici di no. Però ti sto dicendo che tu hai fatto riferimento a Milan e Napoli, che non stanno facendo un campionato. Ma maggior ragione, mettimi una partita in più fanno ancora più fatica, infatti abbiamo visto, sono crollate. Il Napoli crolla al 92esimo, il Milan crolla a 20 minuti dalla fine, prende 2 gol e quasi il terzo. L'Atalanta sta perdendo 1-0, segna all'ultimo minuto l'1 pari. La Roma e la Lazio fanno una partita indecorosa. Ma di cosa stiamo parlando? Io questo problema vorrei averlo come l'ho avuto da 20 anni a questa parte. Ma io non ti sto dicendo il tuo gusto personale, io ti sto dicendo che non giocare durante la settimana in vista del campionato, dove puoi preparare la partita allenandoti, è un vantaggio incontrovertibile. È un dato di fatto. Soprattutto per quanto riguarda gli avversari. È un dato di fatto. Gli avversari che si stancano. Il 26 di novembre non ci sarà nessuna delle due che ha vantaggi perché tutti. Ma parlo del campionato in generale, non parlo di Juve Inter come partita. Parlo di 38 partite di una stagione. Non parlo di Juve Inter dopo la sosta. Parlo del campionato. Ma sai, allora, il calendario oggi potevi trovare anche l'altra avversaria. Importante del campionato. Chirico, allora perché, dimmi, quello è uno snodo importante. No, perché lo snodo importante perché se lo vince l'Inter parte in fuga, va in fuga. Esatto. Va in fuga. Siamo alla 13esima. In fuga, giornata, Se dovesse mai vincere, va un punto dall'Inter, è tutto ancora, tutto apertissimo. Però se toglie certezza. L'Inter parte, se vince l'Inter, fa 5 punti. È finito il campionato. Anche Conti è proprio tranchant. Se vince l'Inter, è finito il campionato a novembre. Quindi ritorneremo ai tempi della. Della Juve che ammazzava i campionati. Magari torna in corsa qualcuno, non lo so. Dico soltanto che prende il vantaggio e parte in fuga. 5 punti sono tanti.
Sicuramente, sicuramente, però io facevo il conto per ritornare al discorso che facevate prima, no? Prendiamo il Milan, che sarà il prossimo argomento in attesa di Inzaghi da San Siro in diretta. Se Leao non avesse giocato la partita che ha giocato, andando anche in difesa, cosa che non fa mai, a prendersi i palloni e giocando a tutto campo, forse non si sarebbe fatto male quei 10 secondi di inizio della gara con Lecce. Quindi sicuramente. Poi tu è vero che quella settimana puoi usarla bene o può essere controproducente perché non hai la concentrazione e non ti alleni bene. Vabbè, ma quello però dipende da te. Scusa, no, allora no, quello è un minus per l'allenatore, certo, o per certo, il gruppo, ma non è una roba che può essere imputata al calendario. Quindi di crescita ha e in cosa questa squadra? Ma chiaramente abbiamo fatto queste sei partite da sosta a sosta nel migliore dei modi, le abbiamo vinte tutte giocando bene. Dobbiamo continuare così a lavorare come stiamo facendo al 13 luglio. Ho la fortuna di avere un grande gruppo che deve continuare a crescere, a lavorare, deve cercare di recuperare. Stasera avevamo fuori qualche giocatore importante, per Pavard ci vorrà ancora un po' di tempo, Cuadrado dobbiamo vedere come reagisce, che è un altro giocatore importante, Aslani per stasera non era disponibile, penso che dopo la sosta ci sia, e lavorare e cercare di recuperare quel paio di giocatori che nelle rotazioni possono essere fondamentali per noi. Repubblica. Buonasera mister. Ciao. Complimenti. Grazie. Volevo chiederle, a parte il gol di Di Marco che ha stupito tutti, ma si vede che l'Inter fa quello che provate, perché cioè, ha un suo schema molto forte di gioco, si vede che niente succede per caso, ma in questa parte di stagione fin qui c'è qualcosa in cui la sua squadra l'ha stupita? Cioè che ha detto questo... E la concentrazione, come lavorano e come la voglia che hanno di stare insieme, un bellissimo gruppo che accettano con serenità tutte le decisioni di me e del mio staff, stanno bene insieme e devono continuare in questo modo, cercando di fare prestazioni come hanno fatto in queste ultime sei partite, sapendo che soprattutto queste partite abbiamo visto prima della sosta squadre favorite perdere punti. Stasera per noi era importantissimo continuare il nostro cammino, abbiamo trovato una squadra organizzata che ci ha creato qualche difficoltà. Tutto mercato. Buonasera mister. Ciao, buonasera. Complimenti. Grazie. Adesso insomma c'è la Juventus, dopo la sosta è inevitabile pensarci. Quanta percentuale di scudetto vale secondo lei la partita che affronterà appunto la ripresa del campionato? No, adesso chiaramente la tredicesima partita, non siamo ancora a un terzo del campionato, sarà una partita importante, sappiamo cosa rappresenta per la nostra società e per i nostri tifosi. Dopo la sosta si affronteranno le prime sei in classifica, quindi dovremo cercare con quelli che rimangono di lavorare nel migliore dei modi, e quelli che vanno in nazionale cercheranno di fare il meglio come hanno fatto nelle altre due soste per le proprie nazionali. Buonasera mister. Ciao. Senta, da qualche è successo già un paio di volte che Allegri dice l'Inter è favorita per questo scudetto e che Marotta gli risponda no, è favorita la Juve. Ecco, di fronte a questo ping pong dove si tirano un po' la palla, lei come si pone? Io ascolto quello che dicono, chiaramente Marotta ha tantissima esperienza più di tutti quanti noi, chiaramente quello che io auguro alla mia squadra è quella di fare più partite possibili come è stato l'anno scorso, poi il tempo, il campo dirà chi andrà più lontano. Chiaramente sappiamo che tutte le squadre affronteranno durante il percorso, durante il tragitto, delle difficoltà, e lì sarà il momento decisivo dove bisogna essere bravi tutti quanti insieme. Interfan. Buonasera mister. Ciao, buonasera. Avete allungato in queste sei vittorie consecutive, 4 in campionato, a più 8 e più 10 sulla terza e la quarta, quindi il Milan e il Napoli. Si può dire che in questo momento almeno che la Juventus la rivale? E poi è vero che il collettivo, come dicevano i colleghi prima, sempre sugli scudi, però ci sono due giocatori che secondo me, se si spende qualche parola in più, non si montano la testa, cioè Darmian e Acerbi, che credo siano un esempio in campo, ovunque lei li metta, li impiega a sinistra, al centro, a destra, veramente sono superlativi. Sì, sono
Hanno fatto un'ottima gara, però parlare di singoli dopo un inizio così di queste 16 partite mi sembrerebbe riduttivo. Stanno facendo tutti bene, da chi gioca tantissimo a chi gioca meno, che subentra, che magari, anzi non magari, sicuramente è più importante di chi comincia. Stasera i subentrati di Salisburgo mi vengono in mente, quelli con la Roma sono stati per noi molto molto importanti e dobbiamo continuare così. Poi, come ho detto, per favorite e non favorite, siamo alla 13ª partita, chiaramente in questo momento l'Inter è prima, la Juventus è seconda, si sfidano in questo momento, sono le due squadre che hanno fatto meglio, però sappiamo che il percorso è lunghissimo, non siamo ancora un terzo, quindi è presto per fare i bilanci. Grazie, buonasera. Questo era Simone Inzaghi.